microphone. You know why? Because we're so. Vedrete il green screen un po' stranito, ma dovrebbe tornare nella norma non appena mi inquadra la cacchio di telecamera. Datemi un secondino. Buonasera. Allora, tornata normale? Sì, la mia previsione è stata giusta. Devo allenarmi, ragazzi. Dojo, allenamento. Oggi abbiamo preso un sacco di schiaffi, abbiamo fatto le cose a cazzo di cane, ma adesso devo studiare un po' di personaggi e dopo vario rimuginare, in realtà stavo pensando di studiare Ramlethal, perché mi ispirava parecchio. Sono tanti personaggi belli in questo gioco. Miglia mi ispira da morire, è fichissima e difficilissima da utilizzare, quindi credo che la dovrò scartare a prescindere, vista la sua mostruosa difficoltà. Ma Ramlethal mi sembra un pochettino più accessibile, un po' più gestibile. C'è già gente che può fare delle porcate abominevoli. Ramlethal mi sembra molto più semplificata. Ha dei costumi un sacco belli, tra l'altro, cioè dei colori di costume un sacco bello. Questo qua verdino mi piace un botto, quindi prenderò questo. E volevo studiarmela un pochino perché, boh, forse ha delle buone normal, eccetera, 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 eccetera. Ho visto un po' di combo di Ramlethal, le sembra fare un botto di danni con grande facilità, che è quello che voglio. Tipo questa tira su, per dire. Sì, questa tira su. E già così, per dire. Visto? Cioè, se lei prende con questa, che comunque ha un range, è una bassa con un range più che onesto, è già una combo gratis. Credo che possa... Le scomba tutte e due, vero? Visto? È caruccia, eh? No, questa è normale. Questa... Ecco, questa forse. No, devo farla da vicino, però. E la lega soltanto media alta. Non male, però. No. Allora. No. Cazzo, non prende. Fa una certa fatica a prendere con l'altra. Ma perché non prende? Beh, il cazzo prende come, invece? E ti esplode anche. Ma ti lancia... Ma scusa, ma...
State scherzando, ma fa il wall carry a qua... Fa un wall carry? Ma veramente? Cioè, sto sbagliando qualcosa io? Tipo... Perché poi lei ha anche... Aspetta, eh. Ho l'impressione che possa wall carryare da qui con una facilità estrema. Ma devo capire come colpire dopo. È più facile a dirsi che a farsi, eh. Cazzo, ma ti wall carrya con una combo? Grazie per l'iscrizione, Mark. No, Frison, devo studiare i personaggi, basta match, devo vedere come funzionano adesso. Ne ho presi abbastanza di schiaffi. Cazzo, ma li porta... Li porta... Ma che cazzo stiamo parlando? Ma li porta all'altro schermo con questa facilità? È già all'angolo. Faccia il cazzo. Vedi se funziona pugno, calcio, pugno. No, non funziona sicuro. Quelle Gatling lì sono sparite, ragazzi. PKP non va. Neanche bassa. Le uniche leggere il calcio leggero lo puoi legare al dust, ma è tutto qui. Cioè, non fai altro. Non crediamo, non sperateci. Anche qua la media si lega, ma per dire la leggera non si lega alla pesante. Cioè, becchi con la pesante e vai avanti e fai un sacco di danno. Che comunque è bella sportivona sta cosa, eh. Aspetta, perché questa qua è da vicino, è questa. Cazzo, da vicino, forse devo mandarla avanti. Forse col calcio. No. No. Voglio provare. Perché poi ha... Questa è così, no? No, così non la prendo. Così non lo prendo. Neanche così lo prendo. Così lo prendo e lo sposto all'angolo. Boom. E lo rompo. Alza la musica, ragazzi. La sentite di rientro. Non posso alzarla più di così. Fa di danni Ramletal se la becchi all'angolino, eh. Il problema è che... Voglio capire se può fare... Minchia, però. Questa la segue, eh. Come normal Ramletal non scherza un cazzo. Questa non è male. Vorrei capire se c'è un modo... di legare... Non è cancellabile questa. In alcun modo, con niente. Quindi dovrei veramente fare... una sorta di miracolata. No, non puoi. Lo devi mandare a muro. Puoi usare solo la Roman Cancel, sì. Cioè, dovrei fare... una roba di questo tipo qua. Roman Cancel, schiaffi. Però deve andare più giù.
Roman Cancel, boom! Però ne fa di danno, porca puttana. Non scherza veramente un cazzo, Quella combo lancia solo in counter hit, mi dite. Questa la fa anche in aria? Sì. Perché comunque lei il suo bel range lo ha. Ma come? Puoi settare il counter forzato? Sì. Vorrei capire se c'è modo di legare questi strani recca. Sì. Fa anche questo, nel senso che non lega questo, ma lega questo ai recca. E anche facilona. Boom! Ah! Oddio, fatemi provare una cosa. No. Ci sarà modo? Ok. Non male. Bonk! Mazza! Devo farlo prima. Bonk, bonk, bonk! Sbong! Lo manda a muro ma poi rimpalla. Frison, ho già detto che sto facendo l'allenamento, non ho voglia di fare i match, oggi ho voglia di studiare i personaggi. Ho già fatto abbastanza partite oggi, ragazzi, voglio passarlo in training mode sta live. Lo ringrazio tantissimo per le partite di oggi, ma adesso voglio studiare i personaggi, perché devo capire come funzionano, se no non ci capisco un cazzo se non li studio, cioè a random non ce la faccio. Ma mi sentite, ragazzi? Mi sentite mentre parlo? Queste non sono cancellabili, ad esempio. O meglio, sono cancellabili, ma solo con i proiettili. Che comunque, puttana maiala. Quello basso, quello col cerchio, lancia più all'angolo di brutto. E se la becchi all'angolo, non scherza veramente un cazzo, Ramletal, Bank. Bonk. Questa ha una traiettoria un po' stramba, ma... Vedi se puoi fare QCB più il calcio. E poi lei c'ha la sua super. Vediamo? Sì. Aspetta, Yes, boom! E vai dall'altro lato. Oh shit! Fermi! Attenti! Cioè, ma ti manda muro così? Come se fosse un cazzo? Va bene. Meno male che Ram doveva essere più scarsa. Mazza. Può essere. Può essere. Le ispirazioni vengono da tante cose. 6S o 6HS? Questa non manda a muro. Questa non manda a muro. Non...
Questa però la puoi legare dalla media veloce. Quella non manda a muro. Anche questa, però comunque colpisce dietro dopo ed è pericolosa. Vorrei capire se c'ha qualcosa che manda a muro. Cioè, una volta che sei lì, se ha un qualche attacco che ti spinge proprio a muro. Mi sa che quello più easy è questo. No. Devi colpire un po' per mandare a muro, altro che. No. Allora. Questa non manda a muro. Questa neanche comunque, eh. Il basso non comba col colpo che manda a muro. Vabbè, ma il basso... Il basso in realtà sì, comba. Oddio, prima combava. No, devi fare uno, due e lanciarlo in aria per combare. Devi fare questo, questo, e visto che quell'altro arriva, comba. Questo comba. Questo non comba. Questo comba. Cioè, se fai basso, questo comba. Grazie Busi per l'iscrizione. Quello comba. Ram mi piace comunque. Ha delle mosse oggettivamente interessanti. Questa cosa fa? Vabbè, questo è l'attacco invincibilità. Questo è quello di prima. Bayonetto l'abbiamo visto. Dauro è quello di prima. Sildo de Truo è quello. È la. Il coso. Sabrobato è quello. È la mazzata di morte. E Arlumo. E Arlumo è la combo. Agresa Ordono è la doppia mazzata, che è un utile anti-air. E poi Mortobato. Mortobato? Minchia, Mortobato è istantaneo. Però poi, oddio, ci puoi fare la roba anche dopo? Mortobato. Minchia! Se hai la barra per Mortobato, hai detto cazzi, eh? Il suo proiettile è questo, ragazzi. Questa è l'unica roba che ha. I suoi proiettili sono solo questi due. E perde le spade, e quando non ha le spade il suo danno diminuisce enormemente. E non può più fare quasi niente. Cioè, se lancia le spade, le sue mosse si indeboliscono tantissimo. E cambia completamente. E fa molto meno danno. E deve tornare alle spade per recuperarle velocemente. Le hanno aumentato enormemente il danno e la facilità di combo. Questa tra l'altro è un anti-air incredibile. Ha una velocità assurda. E si lega a tutto, tra le altre cose. Però va utilizzata prevalentemente... Oddio, si legherà anche ai leggeri? Sì! Uno, due... No. Queste non si legano ai leggeri. Si legano neanche ai medi, in realtà. Sta cosa comunque che... Mamma mia. Ho capito come mandarlo a muro. Così. Non serve molto in realtà. Queste si possono legare? No. No. Mamma mia gli schiaffi però. Cioè, se lo riesci a prendere all'angolo con questo, gli fai il male vero. Bonk. Bonk. Mamma mia, le botte. Cioè, può cancellare anche lo sweep, lei?
Oh, questa scomba, tra l'altro, eh. Questa è un basso. È un basso overhead istantaneo. Sembra che non scherzi un cazzo a me, Ram Lethal, così a naso, eh. Vi devo dire la verità. La facevo molto più scarsa. L'unica che non può fare. L'unica che non si cancella mai è questa bordata atomica. Che è un overhead, credo, tra l'altro. Che può utilizzare soltanto in combo quando. Quando va. Quando usa. Sì, è proprio. È proprio pensata per. Però non è facile, devi proprio colpire. Bang! Mamma mia, però, che schiaffi. Ok. E anche il suo calcio ha un bel range. Il basso non è granché, ma. Boom. Sono un botto di danni, ragazzi. Sono un botto di danni. Mi piace molto Ram Lethal. La voglio provare. È vero, è molto più. È molto diversa, ma proprio perché è diversa ed è stata semplificata. È più adatta a me che ho l'esecuzione di un brocco. E poi, tra l'altro, ragazzi. Sta roba qua. Non ha senso. Cioè. Morto Bato non ha senso. Che è una super istantanea tipo Power Gazer che la piazzi da qualunque. Da qualunque normal e toglie metà energia. Anche questa è interessante. Che poi. Cioè, se hai il meter. Puoi fare. La combo mentre fa la combo e ti riprendi le spade. Bonk bonk. Bonk. No, mi piace Ram. È molto bella. Vorrei capire se il nemico salta. Contrattacco forzato. Tipo. Se io lo contrattacco così. Col counter va in combo questa. E anche questa. E anche questa. E anche questa. Mamma mia, oh. Certo, senza spade non può fare. Counter. Sono curioso di capire cosa succede se fa counter con questa. Oddio, in realtà scomba. Counter. Stato avversario. Salto. Aspetta, eh. Beh. No. No, devo aspettare che sta in alto. È velocissima. C'ha un hitbox un po'. Un po' del bega. Bang bong.
Bank. Mazza le bordate comunque. Non lo so, in realtà un sacco di gente diceva, vabbè, ma non conviene usare i proiettili con RAM. Il cazzo, perché comunque mandano a muro a una tale velocità che ha senso e come usarli. E tra l'altro ha delle normal con un raggio onesto, mettiamola così. Non è malvagia, eh? Non è malvagia. È molto figo Strive, ragazzi. Come detto, è un po' più semplice degli altri. Degli altri Guilty Gear, di brutto. Però fa veramente. Cioè, ha veramente il suo sporco perché. Non so se lasci in vantaggio frame comunque sta mossa, eh. Mi sa di no. Non c'è qualcosa per vederli. Non c'è niente che indichi i frame, vero? No. Sono buone le opzioni di training, ma la visualizzazione info danni. Non mi fa vedere i frame. Quindi non so se tipo imparata sono safe su certe mosse oppure no. Devo provarli con mano. Proviamo qualcun altro. No, voglio provare. No, sì, dai, Kai. Voglio vedere se Kai c'ha qualche porcata interessante anche lui. Un'uscita su Xbox è impossibile, no? Non vedo perché dovrebbe essere impossibile, Albo. Anche se adesso sono esclusiva PlayStation. Non so se ci sia un accordo, ma... Questa anche così non... Oddio, in realtà così sì. Se aspetti la seconda, la terza colpisce. Tra l'altro, questa non scomba. Questa non fa la combo. Se la fai subito, se la fai leggermente dopo. Se la fai un delay leggerissimo, questa colpisce. Se invece la fai istantaneamente, non scomba. Non me l'ha fatta. Anche stavolta non me l'ha fatta. È una roba da due frame, tre frame. È pericolosa, questa. Però scomba se fai un leggero delay. Vabbè, poi c'è questa che è meravigliosa. Istantanea quasi. E poi se lui va in Dragon Install c'è da aver paura. C'è davvero da aver paura. Questa scomba. Cioè se lo becchi con tutta la listona. Cazzo, più facile a dirsi che a farsi. Però fa male, eh.
Ai. Bang! Sì. Sì, i due hit sono separati, Ruka, se, se non lo fai in combo dopo che l'hai sollevato. Cioè, se tu sollevi l'avversario, i due hit diventano praticamente automatici. Oddio, se ce la faccio. È una combo automatica. E se l'hit stun è abbastanza alto e fai un delay leggero, fai la combo da 4. Se no, no. Adesso rimane indietro i proiettili. Dragon Install. E in Dragon Install credo che tra l'altro sia potenziatissimo lui in tutto quello che fa. Sì, di brutto. No, però questa non scomba lo stesso se non fai il delay. Kai è molto basic, eh. Però mamma mia quanto mena quando si incazza. Kai è... boh, è Ryu. Sì, conosco la numpad notation, Ruka, però sull'esecuzione combo, ragazzi, la vedo più difficile. Sì, comba se lo spacing è giusto. No, è una questione di timing, Yurjo. Se lo fai un istante prima non comba, se lo fai un istante dopo ce la fa. Anche Mei è tecnicamente facile da usare, ma non mi piace come personaggio. Giovanna è interessante, però è troppo basic come mosse. Con Leo faccio fatica, perché mi scopro troppo. No, voglio provare a giocare un po' con Runlethal. Andiamo online, va? Andiamo online. Facciamo una partitella, va? Ci saranno soltanto i mostri online che mi apriranno il culo, ragazzi, però vale la pena provare. Il netcode è una bomba, comunque. Il netcode è veramente straordinario. Voglio provare RAM un pochino online, a vedere come funziona, se riesco a farci qualcosa. L'open beta dovrebbe essere disponibile dal 18, Noxar, mi sembra. Questa è quella, come detto, per gli influenzi, per giornalisti e quant'altro. Grazie per l'iscrizione, Henry. Andiamo al piano 10, chi se ne frega tanto, sono tutti al piano 10. Al piano 10 ci saranno soltanto i mostri, ma me ne sbatto il cazzo. Quelli che trovo, trovo, e come gioco, gioco. Devo cambiare personaggio, però. Se voglio usare Runlethal. Green Lethal, eccola qua. Questi chi sono? Svampen e Niffy, non so chi siano. Ma ci sono soltanto loro due? Sì. Ok. Questo è il problema della... Questo è il problema di una beta solo influencer, ragazzi. È difficile trovare la gente. I danni sono stati diminuiti dall'ultima volta, ma comunque si rompono. Cioè, il gioco si spacca. Non c'è un cazzo di nessuno. Mica, ragazzi, ma sono le 9. È possibile che in Europa non gli abbiano dato un codice che sia uno? Provo ad andare in un'altra regione. Vai in Giappone. Sarei curioso di provare il netcode contro un giocatore asiatico, devo dire la verità. Beh, che sono le 5 del mattino, quindi la vedo difficile che ci sia molta gente, però proviamo. Trovo Goichi che mi apre il culo in due. Chi è che gioca in Giappone alle 5 del mattino? Humble Genius, Jim Croft. Questa è gente che non è... Oddio, questo qua... Questo è Justin Wong. E questo è uno sviluppatore di Arc System. Justin Wong, ragazzi, è quel Justin Wong lì. IGN Corea, Jay Chancellor, Let's Kiss. Questa è tutta gente grossa e pericolosa. Kill la Kids. Questo è Kizzy K ed è un potenziale mostro. Questi sono americani e giapponesi. Sarei curioso di provare per vedere... Boh, se si trova qualcosa.
Sì, sono con Ram Lethal. Oh, vabbè. Proviamo a vedere se si riesce a giocare anche con un giapponese. Se si riesce a giocare anche con un giapponese bene, sto netcode è Gesù Cristo. Però non credo che ci sarà molta gente pronta a sfidarmi. A sto piano c'è gente troppo forte. Ce n'è uno che vaga, ma... che lo stia aspettando una partita con qualcun altro. Potete muoverlo mentre attende le partite. Su e giù. Date le martellate. Non credo che qua ci siano molte persone disponibili alla lotta. Provo a girare a vedere se si è liberato qualcuno, ma... no, vedete che stanno giocando tutti. Proviamo a cambiare piano. Qua c'è qualcuno? Boh. Questi? Sono solo loro due e stanno... YouTube e stanno già combattendo. Niente. A me sto sistema di lobby, ragazzi, fa più gira al cazzo che altro. Avrei preferito veramente le autopartite. Fuori c'è l'opzione, ma in realtà, come dicevo, è falsata. Sì, Dash, quello è il problema. Però vado a provare ad andare in America. Est o ovest? Sono le 15 a New York. Proviamo America. Proviamo USA. Il quick match fa cagare, sì. Perché non è un vero quick match. Anche qua ci sono soltanto tre persone e si stanno già a menà. Questo è Bagels e questo è Anchor Owl. Non c'è abbastanza gente, dovevamo mandare più inviti. Perché ne ha mandati così pochi? Ha mandato pochissimi inviti, ragazzi. America del Sud, Mosca, Sud-Est Asiatico, Oceania. Non capisco i colori cosa implichino. Giappone, proviamo a tornare in Giappone. C'era un botto di gente in Giappone alla 10, magari si è liberato qualcuno. Che palle però. Qua ci sono ben 10 giocatori. Quello là. Tu, vieni qua. Non so chi sei. Chi è? Let's Kiss. Non so chi sia, ma è livello 34. Probabilmente sta inizializzando l'incontro. Vediamo se riesco a giocare con un americano. Oddio Zato. Oddio Zato, vediamo. Questo è americano probabilmente, o forse addirittura giapponese. Non lo so. Vediamo com'è il match, ragazzi, vedremo. Non vuole neanche perdere molto tempo, denoto. 3 frame di rollback. Oh, minchia, si gioca da Dio, ragazzi. Questo lo vedo sportivo. Mazza. Va bene, abbiamo capito. Madonna mia. Boink. Mi ha fermato la presa. No. Ah, cazzo, ero riuscito a recuperare. Ero riuscito a recuperare. Qua è male. Adesso è bene. Bonk!
le botte. Preso. Morto. 1-1. Madonna, Ramleta toglie tantissimo. Male brutto. Aio, male brutto ancora. Pessimo inizio. Madonna, sto prendendo troppi schiaffi. Sono all'angolo. Devo usarlo sto burst però, ragazzi. Cazzo, non ho usato il burst quando dovevo. È lì giù? Oh, ma si gioca da Dio, ragazzi. Ma vi rendete conto che questo sta in America? E io sto con la wifi? Si gioca con 3 frame di differenza. Ma che cazzo di netcode ha sto gioco? Ma è incredibile. Oddio santo, questo è Justin Wong. Perfetto ragazzi, stiamo per morire malissimo. Justin Wong, signori. Con Potemkin. Justin Wong, signori. La vedo non male, di più. Lee Jo a confronto era l'easy mode. Aio, ottimo inizio. Oh, gli schiaffi. Bonk. Male. Oh no. No, Dio mio. Che brutto burst. Com'è andata male. Oh, com'è. Aia. Non ho capito neanche cosa è successo. Aio. Arriva fino lì. È esploso, ma dopo. Mamma mia, male. Ok. Mi ha disintegrato il culo. Mamma mia. Non lo so, e un'altra me la farei con Justin Wong, anche se l'ho malapena sfiorato. Qua c'è parecchia gente in più che comunque gioca. Sì, qua comunque, ragazzi, il livello di questo piano è troppo alto. Non c'è proprio paragone. Però, no, tengo Ram. Mi sto allenando con Ram Lethal. Dai, voglio andare ancora con Justin Wong, anche se prendo gli schiaffi di morte. Va bene così. È tutto allenamento alla fine. Il netcode è incredibile, ragazzi. Sto giocando con gente in America e in Asia come se fossero in Europa. Il netcode è incredibile. Non è bello il netcode, è incredibile. Cavacca, orca vacca. Ehi! Madonna mia, ehi. Madonna mia. Disintegrato proprio, mia. Poi? Già finita? Bene. Massacro, ragazzi, non l'ho neanche visto arrivare. Mamma mia. Porca puttana però, ragazzi. Forse l'ho preso? No, ma me lo sono almeno cavato dai coglioni.
Male. Ah. Bong. Non ha funzionato. Ah, per un pelo quasi. Quasi un round a Justin Wong. Quasi. È più di quanto comunque mi aspettassi. Un round a Li Jo e quasi un round a Justin Wong, non è male. GG Justin, GG. Mi hai fatto un culo come un capanno, ma GG. Buonanotte. Grazie per l'iscrizione, Mac. Ah, il primo round mi ha disintegrato il culo, giustamente. Comunque fa dei danni Ramletal, ragazzi, che non se lo aspetta. Ha un range allucinante delle super e fa dei danni che la gente non si aspetta. E quindi è difficile capire. Qua qualcuno mi ha deciso di andare in match, ma non so chi sia. Chi è? Jay Chancellor, ok, lui è un commentatore. Lui è un commentatore, come si chiama? Cazzo, è famoso, come ha commentato un sacco di Evo. E Chen, James Chen. James Chen, sì. No, no, Ivan, Potemkin è forse quello che ha più vita di tutti. Però forse quella connessione qua è più problematica. No, anche lui è Potemkin comunque, vedo che è molto gettonato. Questa Wong non la usava quasi. Aia. Bonk. 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 Oh! Brutto burst. Bene. Andato. Un round a Chen, sono riuscito a portarlo via. Madonna, Ram comunque rompe i culi. Sbank. Bonk. Bank. L'ho preso. Aia. Preso. Mamma mia Ram. Mamma mia Ram. Boom. Mamma mia Ram. Mamma mia Ram, GG. GG. Ok, è ripartito, si è rimesso in battaglia. Ne faccio volentieri un'altra. Ram è veramente incazzata nera comunque, fa dei danni abbacinanti. Fa dei danni senza senso. Ed è easy da usare, ha un range allucinante, un Potemkin fa molta fatica. Fa veramente molta fatica contro un range del genere. Orca puttana che botta è malata. Aia ancora. Boom.
Bunk. Bonk. Questa fa male. Oh. Questa è difficile che mi ripiglio. Bravo Jay. Bravo. È che se si avvicina sono cazzi miei. Merda, quella roba qua che ti prende. È cattiva. Però ti lancia anche subito, se non altro, perché sennò sarebbe veramente sgravella. Esplodi. No, no, no. Sto giro mi ha rotto il culo. GG. Madonna, comunque sto gioco è una figata. È una figata, comunque. Voglio provare a usare per un pochino Kai Kisuke. Anche se con Ramletal mi trovo molto bene. Ok. Chi è Humble Genius? È l'Effen, vero? È l'Effen! È l'Effen! La vedo molto grama. Boink. Male. Ok. No. Ai. Not good. Oh. Vale. Grazie Francavilla. Aio, inizia. Inizia la festa. Ai. Oh, non va bene. La mia connessione non va benissimo qua. Oh, massacro. Morto. No. Che botte dall'Effen. Mamma mia. Quando ho iniziato a fare i suoi giri, sono morto malissimo. Torniamo a Ram, che per il momento è quella con cui sto avendo i risultati migliori. Mi posiziono
a giocare. Beh, Mishima, l'FN fa questo. Comunque sì, al momento è quello con cui ho giocato peggio a livello di connessione. Oi, oi. Malissimo. Malissimissimo. Porca troia. Ehi. Ah. Preso. Adesso. Sì, con lui è l'unico con cui mi si impalla male. Merda, la parata. Ok. Preso. Te lo prenderò un round, Leffen, o probabilmente no. Più probabile che no. No. Quasi. Quasi. Mi sta dando del tedesco. Ah. Quasi. Che schiaffi. Eccolo schiacci. Dicono che in Germania le connessioni fanno cagare perché non conosce quelle italiane. Tra l'altro lui non sa che io sono in wifi, sono un wifi warrior. Comunque Ramlethal mi piace, è un bel personaggio. Fa dei danni assurdi con discreta facilità. Aia. Vedo che si sta prendendo benissimo con Giovanna, Schiacci. No, perché non me l'ha fatta? Oh, male. Mancatissimo. Ho sbagliato il proiettile. Merda, che counter. Mi sa che è già finita qua. Male, continuo a sparare proiettile alto. Ho
fatto più fatica con schiacci che con l'Effen. Sì, ho visto che domani c'è un direct, ragazzi. Spero di riuscire a commentarlo sul canale. Devo dire la verità. Spero davvero di riuscire a commentarlo sul canale. Perché devo vedere se riesco. Se riesco. Comunque sto netcode è incredibile. Cioè, si riesce a giocare con gente che sta dall'altra parte dell'universo. E si gioca bene, eh. Sta roba qua sembra una cazzata, ma... ma paga. No, no, mi ha fatto i dati. Ah, sta scaricando i dati di schiacci. Quindi non posso... è lentissimo a scaricarli, tra l'altro. Vedo se riesco a commentare... qua, no, qua non riesco a entrare in partita finché non finisci di scaricare i dati. Sì, ma se sta mettendo una vita. Figlio mio. Quanto ti ci può volere a scaricare i dati di un giocatore? C'ha il netcore più bello del mondo, ma... oi? Oi? Ehi? Non ce la fa. Mi scarica i dati. Mi sta scaricando i dati. Cazzo. Adesso arrivo, schiacci, adesso arrivo. Non lo so cosa aspettarmi dal direct di domani, Frison. Non ne ho la più pallida idea. Dai, cazzo, quanto ci può volere a scaricare dei dati? Sono roba testuale al massimo. Oh, raga, facevo prima uscire dal gioco e rientrare, eh. Quanti dati ha, schiacci, su sto gioco? Bene, grazie. Cazzo, volevo giocare. No, sto già giocando con IGN Corea. Niente, con IGN Corea mi ha fregato la partita. Ci sta. C'è Fuzzis. Fuzzis è iFight, è un altro che fa i video su internet. Saulabis, chi è? No, non ho la più pallida idea, giochiamo. Nagoryuki. Esce il 9 aprile questo. Questo se usa Nago. Questo però è in culo ai lupi rispetto a dove sono io, perché ha 7 frame di rollback, è lontanissimo. Honk. Io ci provo sempre questa mossa. Aia, 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 Nago, incazzatissimo. Oh no. Quel proiettile lì, spammato, è un problema. Preso. No! T'ho fregato. No, qua la connessione va malissimo. Lui deve essere in un... non riesco a fare le cose. No, qua non si riesce a giocare. Vada Dio finché non c'è effettivamente un problema. Sono riuscito a batterlo comunque, a batterlo di culo, ma sono stati più problemi di connessione della partita. Comunque Ram, zitta zitta quatta quatta, fa il male vero, eh. No, qua la connessione è un problema. Male, malissimo. Counter. L'ho preso. Ancora sta cazzo di connessione. Preso. Male. Male. Morto. La madonna. Nago c'ha delle normal che comunque è la cattiveria, eh.
Preso. Oh shit. Questa super quando la baitano. Quanto fa male. Nago è pericoloso perché si trasforma. Tu lo attacchi perché dici: è scoperto adesso. E se ti piana la super. Ciao. È un personaggio strano, ma è veramente figo. Comunque ci sono stati dei grossi schiaffi di morte qua. Da Saul Abyss, che però è quello con cui ho avuto più problemi di connessione. Ho preso prevalentemente solo schiaffi. Sono riuscito a battere soltanto Chen. No, qua sta già giocando con qualcuno, schiacci. Esatto. Sono riuscito a vabbè, esco per il momento. Sono riuscito a battere soltanto James Chen, dei giocatori esperti. Sono riuscito a prendere un round a Li Jo e quasi a prendere un round a Justin Wong, quasi. Che non è male, nel senso. Quasi... Oh, cazzo, no. Schiacci si è spostato. Aspetta che provo ad andare qua. Quasi un round a Li Jo e quasi un round a Justin... No, no, era giusto. No, è lagga, non riesco a capire dove si sposta. Sta laggando. Sta laggando e non riesco a fare le partite. Vabbè, niente. È un casino quando è così. Sta iniziando a laggare, ragazzi. Grazie a Schiacci per la partita. Ero molto vicino a prendere un round a Justin Wong e molto vicino a prendere un paio di round a Leffen. Sono riuscito a prendere un round a Li Jo. Quello che mi ha... Vabbè, Justin Wong poi la seconda partita mi ha disgregato il culo, proprio che non l'ho neanche visto passare. Il tir che mi ha investito. Schiacci mi ha rotto il culo con Giovanna. Devo prendere le misure di Giovanna bene. Però insomma, nel senso, riuscire a prendere un paio di round a gente così non mi fa male, nel senso, mi fa bene al cuore. È tanta roba. Non c'è Ino, Kurzimmer. Non c'è Ino in questo capitolo. Magari arriverà tra i personaggi DLC, ma non c'è ancora. Justin Wong mi ha isekaiato, assolutamente sì. Però gran divertimento. Ma in realtà io credo che il prossimo personaggio sarà o Deathman, quindi Asuka Elkroitz, che è un personaggio importante della storia, o Testament sarà l'ultimo. Sono molto curioso di vedere com'è Angie. Ve lo dico molto serenamente. Angie mi stuzzica tantissimo. Perché potrebbe essere molto figo. Deathman a livello di lore sarebbe troppo OP. Può essere Ruka, però non è detto. Bisogna vedere come lo mettono in gioco. E poi arriveranno i personaggi in DLC. Arriverà Baiken, arriverà Slayer, arriverà Aino sicuramente. Aino secondo me è una delle prime che arriva come Battle Pass, quasi scontata, perché è troppo ben voluta tra i personaggi femminili. Cioè, Guilty Gear ne ha tanti di personaggi amati e fighi, ragazzi. A Zappa, a Bridget, ne ha un botto. Sì, Slayer sicuro come DLC, anch'io, credo. Jekko la vedo improbabile, Ruka. Jem è molto plausibile, Dizzy è molto probabile. Anche Sin, Johnny, tutta gente che può tornare l'altro ieri, ecco, mettiamola così. Però, ragazzi, per il momento il gioco è veramente figo, cioè... C'è poco da dire, è molto più... Loki è limitato e il danno all'angolo viene limitato dalla spezzata del muro, però è estremamente frenetico, è tutto gestito sul neutral, sulla gestione delle normal e delle combo neutral, è molto molto divertente, perché è molto divertente, è molto più frenetico di quello che sembra, e anche personaggi apparentemente semplici o semplificati tipo Ramletal e Giovanna, una volta che li prendi in mano comunque ti permettono di fare delle gran figate. Plot, Milia è l'unica che fa Oki, cioè che fa Oki Zeme, però anche lei ha due possibilità di knockdown, nel senso ti butta a terra con due cose e poi quello che fa è piazzare il Beyblade e iniziare a farti il tornado attorno, però anche lì
è l'unica che setappa bene per Loki Zeme. La maggior parte dei personaggi non hanno mosse che fanno knockdown, per dire. Cioè, Leo, che sembrava fortissimo, l'ho usato oggi, in realtà è forte, ma è molto scoperto, perché non ha più la mossa aerea che ti manda a terra e ti fa knockdown, ti permette di setappare la sua stance. Ha la presa durante la stance, perché la sua stance è molto più difficile da setappare. È difficile da usare. Miglia è fortissima. Miglia è assolutamente fortissima. Fai vedere Mei, ma Mei non la so neanche usare, ragazzi. È un personaggio relativamente semplice, Mei. Fa dei danni enormi e cancella robe coi delfini. Mei è una charge 101. Delfini schiaffi, delfini morte. C'ha delle normal importanti anche lei, perché comunque cazzo. Bonk. Ed è un charge character, quindi alla fine fai così. Oddio. Però io con i charge character non mi trovo bene, ragazzi. Non la saprei usare neanche volendo. Sono abbastanza sicuro che possa fare delle combo cattive anche lei, Perché i danni ne fa un botto. Vediamo la command list. C'è anche un botto di alternate normal lei, vedo. Tipo questa è in salto e evita gli attacchi bassi. Questa è bassa con la scivolata. Ecco, la scivolata... Lei ha un knockdown diverso dal... Lei ha un knockdown in scivolata. Questa è una gran cazzo di scivolata, E così poi va qua e inizia a piazzarti le delfinate in faccia. Ha anche molta mobilità aerea. Anche questa è carina come mossa. In aria, cambia la traiettoria del salto. Ah sì, perché questa scende giù ad ancora. Bonk. Mr. Dolphin, overhead kiss. Ah, questa è la presa. Arisugawa Sparkle. Non è che ci abbia tutte ste mosse, Non gli servono neanche, mi sa. C'ha uno stun lock allucinante, c'ha quattro mosse e gli schiaffi e il danno della morte. Anche lei è molto basic, però immagino che abbia delle combo abbastanza importanti. Toglie un bo'. Con le super toglie un botto. E poi c'è il Great Yamada. Yamada-san! Tre quarti di vita. Tre quarti di vita. Guardate lo stage di Mei nella seconda transizione. Con le navi spaziali, cioè con le navi volanti dei pirati che volano nel cielo e i pesci laser volanti. Che roba incredibile che è sto gioco graficamente, ragazzi. Mamma mia. Ragazzi, io vi lascio qui stasera, vi si vuole un sacco bene. Grazie per avermi seguito anche stasera, grazie per le iscrizioni, come al solito vi si vuole un sacco bene. Belle partite, mi sono divertito, è stato anche divertente poter giocare online contro tipo i propri pro dell'universo, che mi hanno fatto il culo, ma comunque è sempre uno spasso, e niente, ci vediamo domani con, si spera, Nintendo Direct sul canale. Un bacione e a domani, ciao ciao!